Diciamo no, completamente no, nel senso che delle mansioni in prima persona sicuramente diciamo sì, però un tuffo no, perché comunque ho sempre partecipato diciamo all'interno della società, sono 4 anni che sono qui, quindi ho interagito spesso anche con sia col mister Trocine, con l'ex direttore sportivo Fernandez, quindi diciamo sempre in maniera marginale, però comunque è un ambiente che già conosco da molto molto tempo. Però che cosa è cambiato nella quotidianità? Sicuramente più telefonate. Beh, diciamo che in questo momento le telefonate le ho bloccate tutte, perché adesso bisogna pensare solamente alla classifica, diciamo, a raggiungere la salvezza, e poi diciamo tutto il resto ha il tempo, avrà il suo tempo. Adesso è importante concentrarci sull'oggi. E soprattutto sul sabato adesso, e quindi poi il resto si vedrà. Adesso non conta nient'altro. Riguardo i ragazzi, sì, comunque quando sono al campo comunque mi fermo a guardarli, quindi diciamo quello sempre. La squadra è viva, quindi i segnali ci sono. Il rammarico c'è, perché soprattutto quando poi perdi Avellino, ma c'è il rammarico, vuol dire che hai fatto qualcosa di buono, anche se in questo momento conta, l'ho detto relativamente, perché alla fine sono 0 punti e adesso noi invece abbiamo bisogno solamente di punti e nient'altro. E sicuramente in questi campi è difficile che riesci a fare più di 10 tiri in porta, che è normale, c'è la forza della squadra, quindi non è facile. Noi abbiamo creato quelle 4-5 occasioni che una squadra come la nostra deve, chiaramente, per tirar fuori dei punti da questi campi, deve cercare di capitalizzare al massimo.